Temperatura da estate piena a Termoli per l'esordio casalingo dei molisani di mister Spagnuolo in sostituzione dello squalificato Alessio Martino. Spalti vuoti al Cannarsa per il turno di squalifica dopo le intemperanze a Vasto nell'atto finale della scorsa stagione in quarta serie che ha decretato la salvezza dei giallorossi, oggi in completo azzurro. A dirigere la sfida contro l'Atletico Ascoli il fischietto Mario Leone della sezione di Avezzano. Padroni di casa inizialmente con il suo fantasista Vittorio Esposito, accomodato in panchina. 3-5-2 la disposizione sul terreno di gioco. La risposta di Sergio Pirozzi per i biancorossi è nel 4-4-2 di partenza. Neanche 10 minuti di gioco e Clerici deve prendere il posto in difesa negli ascolani dell'infortunato Barboglia uscito in barella. Nulla da segnalare sul taccuino fino al minuto 22, poi l'insidioso tiro cross di Mini Cucci è costretto a rifugiarsi in angolo il portiere di casa Lombardo. Errore di valutazione nella velocità della palla del portiere Pompei che rischia grosso sull'arrivo dell'attaccante Vitiello. I marchigiani si salvano in angolo con affanno. Al 34esimo si rivede Mini Cucci da posizione centrale, servito dal compagno di squadra Vecchiarello. La girata all'angolo è disinnescata con i pugni dall'attento Lombardo. Sale l'Ascoli nel finale di prima frazione. I molisani perdono in fiducia. L'ultima emozione del tempo la regalano gli ospiti. Sul calcio piazzato di Olivieri, Severino si ritrova faccia a faccia con Lombardo, ma ci abbatte in modo clamoroso l'ultimo tocco. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0. Hernandez per Vitiello, cambio sul fronte d'attacco nel Termoli alla ripresa delle ostilità. La mossa sembra indovinata, che dal corner di Scoppa il difensore Uzzo l'anticipa ai compagni avversari e sorprende l'estremo Pompei 1-0 dopo 60 secondi. Minuto numero 6, corner dello stesso Scoppa, trama tutta di prima, sull'angolo opposto si infila Cagliazza che non può fallire il raddoppio, si alza però la bandierina dell'assistente, annulla una rete, ai più apparsa regolare. Gli ascolani sono costretti ad alzare i ritmi, le squadre si allungano ma Lombardo non corre pericoli. Il gioco è molto spezzettato nell'ultima mezz'ora, tutto vantaggio dei molisani. Atletico scoperto nella propria metà campo, ripartenza al 42esimo di Esposito. Sterza in area ma il destro non è abbastanza angolato, si accartoccia Pompei sul radente. 8 i minuti di recupero assegnati dalla terna arbitrale. Esposito ruba palla a Diarra al 52esimo. In area serve Hernandez che fulmina all'angolo Pompei. Nulla da fare anche questa volta per la posizione irregolare del numero 21. Ma va bene così. L'Ascoli è costretto ad inchinarsi alla rete di Uzzol. Al Termoli 3 punti nella prima casalinga nel vuoto del Cannarsa.